Un saluto a tutti e ben ritrovati a Devolo 125 nuovamente su Earth of Iron 4 con il trattato di Urmul, insomma il trattato con cui l'Unione Sovietica cessa di esistere e se ne va a quel paese dopo un finale di guerra abbastanza inutile e insignificante. Ho il timore che questa campagna stia giungendo al termine, perché avevamo già visto anche negli scorsi episodi come ci fosse ben poco da fare, non avevamo modo di dichiarare guerra, non ho ancora guardato sui forum per questi due episodi, li ho registrati uno di fila all'altro. Dopo questo andrò a controllare sui forum se è possibile in qualche maniera dichiarare guerra tra democratici, che non mi dispiacerebbe fare una guerra all'Inghilterra, visto che tra Inghilterra e Francia c'è sempre stata una bella rivalità storica e non mi dispiacerebbe affatto. Voronezh, dov'è Stalingrad? On Stalingrad! Ok, no, non posso prendere. Questi mi fottono mosca però poi. Proviamo a fare. Cosa tolgo? Togliamo Liptesk, ok, end turn. Cosa hanno fatto gli altri? Hanno liberato il Xinjiang e l'Unione Sovietica qua giù. Bene. Allora. Uniamo almeno questi territori, prendiamo Rezze, non possiamo che prendere Rezze, end turn. Hanno liberato anche la Mongolia, bene, bene, bene. Pass, vediamo se possiamo fare. Voglio il petrolio di Baku almeno end turn. Ok, comunque pass. Facciamo un po' di volte pass. Eccolo lì che gli va a dare un territorio del cazzo in mezzo al nulla. Bene, benissimo, bene ma non benissimo. Vabbè, gli è andato un territorio alla Russia, gli alleati, i trattati di pace sono da rifare, cioè sono da rifare, sono da rivedere. Sinceramente in live l'abbiamo rifatto perché non mi piace, qua non ho voglia di mettermi a registrare di nuovo perché il sistema di trattati di pace fa acqua da tutte le parti. Prendiamo tutto il prendibile, prendiamo ora questi, prendiamo qua. Uniamo questi territori, 39. Ok, 57, non possiamo prendere quello stato lì. Possiamo prendere questo. Possiamo prendere questi da poco, non nemmeno questi da poco possiamo più prendere. Ok, passiamo il turno. Gli stanno dando sti territori qua proprio alla cazzo, vedete, purtroppo è così, così non ci possiamo fare nulla. Tutta la Romania si è presa sti puppet qua, va bene che la Romania si prenda quei puppet, però mi fa girare davvero le palle questa situazione. Sono io il leader della guerra, dovrei essere io a decidere se darvi qualcosa o meno, e se non vi do qualcosa incacchiatevi, un po' come succede su Europa Universalis 4, ma non che date territori alla cacchio all'Unione Sovietica. O alla Russian Federation, penso. E purtroppo quando si hanno degli alleati finisce così. Vabbè, ci prendiamo questo, questo. Abbiamo esportato comunque democrazia anche in Unione Sovietica. Dai, non è male, non è male. Dan. Non c'è male. Allora, Tuk, 147 stati. Democratic Republic, Democratic in charge in China, in Mongolia. Wow, c'è la China! Benvenuta China, Russian Federation. Vabbè, gli abbiamo dato un po' di territorio, da ci sta anche. Qua cosa c'hanno di importante non si sa. Allora, ricontrolliamo un po' a vedere se possiamo fare qualche dichiarazione. Il Portogallo mi ricordo che potevamo farlo, perché avevamo andato. Vedete, c'ha dei volontari. Nelle Americhe non guardo nemmeno, perché tanto vorrebbe dire guerra. Potrei fare al Brasile, ma ci sono gli Stati Uniti, non ci voglio dire che è guerra agli Stati Uniti. Norvegia. United Kingdom non se ne parla nemmeno. Iran. No. British Raj. No, beh, il Tibet è uno dei stati più pacifici della storia. China! Can I have my China? No. I can't have my China. Without! Cioè, le Filippine sono un puppet degli Stati Uniti, quindi non penso si possa fare qualcosa. Esatto, no. Australia, no, avete visto, a parte il Brasile, cioè davvero devo dichiarare guerra al Brasile, Argentina, sono tutti comunque
Cioè no, io il Brasile non gli dichiaro guerra manco a pagarla. Ripetiamo le truppe. Mettiamo un po' di marine. Iniziamo a progettare qualcosa, se mai sarà possibile. Se mai sarà possibile far qualcosa, ma non mi dispiacerebbe provare a fare comunque Alphonse, mettiamolo. Non mi dispiacerebbe comunque fare qualcosa di questo tipo, cioè una guerra, non dico lampo, ma comunque abbastanza veloce contro gli alleati, cioè una cosa. Poi ci sono anche gli Stati Uniti che mi romperebbero le balle, però. Ok, tu vieni lì, Gamelin. In Svizzera abbiamo gli austriaci che dovrebbero bastare. Qua abbiamo altri soldaten, Deutsche Soldaten, Gamelin. Qualcuno deve venire anche in Portogallo, comunque. Mi piacerebbe anche attaccare il Portogallo, comunque. Mi dispiacerebbe fare una cosa di questo tipo. Questi poi magari li chiamo. Eccolo, sta venendo lì. Qua abbiamo altri 21.000 uomini. No, 18.000 che sono questi. La Danimarca è negli alleati. Sì, ma non penso che abbiamo bisogno di tutte quelle truppe per gli alleati. Tu vieni. Venimi a Parigi. Sta episodio ancora più breve oggi del solito. Anzi, questi... Wow, qua c'è un po' di gente. Allora sì, vieni qua tu, va? Che qui c'è la gomma. Se mai riusciremo a dichiarare guerra agli alleati, non mi dispiacerebbe avere la gomma. No, comunque avevo sbagliato a mettere il piano. Comunque abbiamo delle tecnologie da ricercare. Allora, cancellami. Ok, da qua a qua, perfetto. E nulla ragazzi, non possiamo dichiarare guerra a nessuno tranne il Portogallo e il Brasile, anche il Portogallo. Il Portogallo è stranissimo però. Il Portogallo è davvero strano. E non so davvero cosa fare. Cioè non ho voglia sinceramente di dichiarare guerra agli Stati Uniti. Però possiamo dire, perché possiamo dichiarare guerra a loro? Cosa hanno fatto loro nella storia? To the Soviet Union. Ah, perché lui li ha mandati alla Soviet Union, mentre il Portogallo non li ha mandati alla Soviet Union. Li aveva mandati a Xinjiang. Vabbè. Vabbè, cioè vedrò, leggerò sui forum se c'è un modo per dichiarare guerre democratiche, anche magari utilizzando i comandi della console o fare qualche espediente. Mi piacerebbe, vorrei fare una guerra contro l'Inghilterra, cercando di non far intervenire gli Stati Uniti d'America. Questo è il mio obiettivo, quindi mi rinformerò se c'è un modo per fare questo. Se no farò un ultimo episodio di riepilogativo. È stata una bella campagna comunque ragazzi. È stata comunque una bella campagna, divertente, mi è piaciuta. Però sinceramente al momento non ho voglia di iniziare una nuova campagna, quindi vorrei trovare un modo per portare avanti questo, visto che abbiamo ancora 3 anni di guerra. Mettiamo la tecnologia prima di finire l'episodio. Abbiamo ricercato i nuovi carri, ok. Ricerchiamo la Logistic Company. Mettiamoli a produrre. Mettiamoli a produrre al posto dei carri medi. Al posto dei medium tank. Potremmo anche potenziarli in teoria. Modern tank. Vediamo cosa possiamo fare. Affidabilità. Engine che vadano più veloce. Main gun. Armor. Sono delle bestie in pratica sti carri armati. Bene. Serie AMX-50T Modern Tank Ready to Deploy. Modern Tank. Adesso ci dirà che missiamo degli equipaggiamenti perché ci servono più Modern Tank, ma noi ne produciamo ancora di più. Modern Tank. Perfetto. Possiamo produrne ancora? Sì, vorrei fare solo più Modern Tank praticamente a breve.
Abbiamo bisogno di cromo addirittura, wow. Chi è che ha cromo? Chromium. La Turchia, che è indiziata per poter entrare nella mia fazione, quindi... Yes. Abbiamo 254 punti, abbiamo visto che non possiamo neanche diventare fascisti. L'avevamo già visto nello scorso episodio, non possiamo. Perché abbiamo scelto di creare la nostra fazione. Civilian Factory, Civilian Factory, smettiamo quello. Vediamo se nel prossimo episodio invitare la Turchia. Vediamo cosa succede. Comunque, direi che per questo episodio è tutto. Un saluto alla prossima. Ciao ciao.